Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. È sorto a Piuro, precisamente sui ronchi di Rogantini a Borgonuovo, il primo campo sperimentale di luppolo della provincia di Sondrio. Un progetto varato dalla Fondazione Foianini, unitamente a Dersav Lombardia, con la collaborazione dell'Associazione Fondiaria di Piuro, ASFOPiù. Lunedì la semina di circa 200 piante, con il ricorso a 7 varietà diverse, in modo da poterle poi confrontare e meglio capire quale sia più adatta alla produzione di birra autoctona. Un'attività in crescita esponenziale negli ultimi 15 anni in valle, tant'è che proprio questo rinnovato interesse ha spinto la Fondazione Foianini ad avviare questa interessante sperimentazione. Quest'anno probabilmente vedremo i primi fiori, però sarà poca roba perché è il primo anno. Dall'anno prossimo incomincerà invece la vera e propria produzione. Il luppolo esiste il maschio e la femmina, in questo caso che vengono messe a dimora sono solamente le varietà femmine, perché sono quelle che hanno gli oli essenziali nobili, quindi aromatici e amari, e sono quelli che conferiscono il giusto aroma. La raccolta in questo caso verrà fatta manuale, almeno in una prima fase della sperimentazione, e dopodiché verranno fatte delle prove con dei birrifici utilizzando il luppolo fresco per capire poi quali saranno i risultati, quindi quali aromi e quali profumi daranno poi alle birre. Una volta verificata la riuscita della sperimentazione dal punto di vista agronomico, si tratterà di testarla direttamente presso i birrifici, coinvolgendo, questa l'intenzione, l'Associazione Birrai Valtellina. Il primo passo, oltre a utilizzare dell'acqua locale, sarà quello di utilizzare del luppolo locale prodotto in loco, fino ad arrivare magari un domani a produrre anche del malto e quindi fare delle birre che siano completamente valtellinesi. Emblematico il fatto che questa produzione parta proprio da Piuro, terra sede di uno dei più rinomati birrifici della Valchiavenna, poi trasformatosi in stabilimento di acque minerali Frisia. Palpabile la soddisfazione del sindaco Omar Iacomella, che del recupero dei ronchi di Rogantini, un tempo storici vigneti, ha fatto una bandiera. Operazione in cui ha coinvolto la maggior parte dei proprietari dei piccoli appezzamenti terrieri, oggi riuniti in associazione fondiaria. Siamo ai primi 5.000 metri di pulizia di questo versante che è sempre stato vocato per la coltivazione della vite e adesso grazie alla Fondazione Foianini stiamo sperimentando delle nuove tipologie di coltivazione del versante. Il nostro obiettivo è quello di arrivare entro i prossimi 5 anni a coltivare almeno altri 2 ettari per poi completare nel corso di un decennio, di un quindicennio, tutto il recupero del versante roncato di Savogno che si aggira intorno ai 32 ettari di superficie.